Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi. In radio, in TV, sul web e social. Promuovi la tua attività con Radiosa Music. Chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing@radioradiosa.it. Radiosa Music. Sceglila come vuoi. No, secondo voi, no? Voi che state ascoltando Gin Tonic dalla radio e lo state vedendo dalla TV, uno che ascolta Sapore, dopo che è andata in onda la nostra Mariangela Aquila e ci ha parlato di nutrizione e di benessere, e prima che vada la nostra Daniela Mastandrea per andare a cena da lei, a che cosa può pensare soprattutto a quest'ora di sera? Sono le 19.43, quando qualcuno ha già sgranocchiato qualcosa? Certamente non il sapore peccaminoso, ma il sapore di qualche cosa da degustare in maniera molto genuina. Ed è per questo che ci colleghiamo con la nostra Daniela Mastandrea per andare a cena a casa sua. Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui. Allora, oggi vi faccio vedere il mio saluto. Oggi faccio una di quelle ricette, state molto attenti, che sono un po' comfort food, perché hanno la particolarità di essere caldi, di essere semplici, e praticamente sono dei semplici ingredienti che però rendono la serata o anche il pranzo molto comfort food. Allora, andiamo subito agli ingredienti. Abbiamo della scamorza affettata, circa 5 fette, potete anche prendere del caciocavallo e tagliarlo molto sottile. Due cucchiai di romano, pecorino, quello che preferite. Romano de Roma. Un cucchiaio di pan grattato, un uovo. Poi abbiamo da riciclo, io avevo delle friselle integrali. Potete prendere dei taralli e sbriciolarli, potete farlo col pan grattato, con del pane raffermo, come meglio volete. Io oggi lo faccio con questo. Un uovo intero, poi 400 grammi di patate lesse che sono state anche sbucciate da poco, e la metà di cavolfiore, quindi 200 grammi. Io il cavolfiore l'ho cotto con del pomodorino, dell'aglio e un po' d'acqua, quindi l'ho fatto un po' stufato, però potete anche lessarlo semplicemente. Questa è una di quelle ricette che potete anche far mangiare ai bimbi, perché il sapore, il profumo intenso del cavolo viene smorzato un po' dalla patata, per cui diciamo rende il tutto un po' purè, quindi si mischia ma nello stesso tempo rimane la proprietà del cavolo. Come al solito, olio extravergine, sale e del pepe. Allora, iniziamo subito con la ricetta. Prendiamo praticamente le nostre friselle, ce ne vorrebbero almeno tre. Io metto dell'olio, perfetto, ha messo l'olio, e bagno la parte diciamo sottostante alla frisella, quella un po' più dura. Queste per giunta sono molto friabili, quindi io la parte di sopra non la bagnerò, bagnerò solo quella di sotto, perché così rimarrà non troppo morbida e neanche troppo dura in cottura, perché andrà in forno. Ecco qua. Il resto l'ho spezzettato, ecco perché ho detto ce ne vorranno un 3, e lo mettiamo ad incastro, a coprire un po' i buchi. Ecco qua. Ovviamente non dovete essere certosini, va bene anche una cosa, ma sì, se rimane qualcosa di vuoto non succede nulla. No, la pancia. Perfetto. Mai. Vedete? Così va benissimo. Dopodiché rimettiamo un po' d'olio e lasciamo un po' da parte questo, nel frattempo si ammorbiderà un po' la frisella. Nel frattempo schiacciamo meglio la patata lessa che è stata fatta con il passapatate, ci mettiamo un bel po' di sale perché la patata rimane dolce,
giriamo. Il cavolo è stato invece condito con olio, come vi dicevo, pomodorino, un po' d'aglio intero che ho tolto, e quindi è già salato. Un altro po' di sale. Quando è bello amalgamato, ci mettiamo dentro anche il nostro cavolo. E vai! Ricordiamo che il cavolo fa molto bene, quindi ecco perché queste sono quelle classiche situazioni in cui anche chi non lo mangia lo mangerà sicuramente. Col cavolo che rimane. Ecco qui, lo mischiamo bene. Gira. Dopodiché ci mettiamo del romano, pecorino, se non vi piace anche il parmigiano. No. Ci mettiamo un pochettino di sale, sempre per la patata, del pepe, la patata era completamente dolce, e per ultimo ci mettiamo l'uovo intero. Mischiamo tutto. Vai nella mulazza. Facciamo finta che il sale di prima era per salare il rosso d'uovo. Ecco qui. È molto semplice, però è una di quelle cose. Ok, praticamente è come dire che la ricetta è fatta, perché ci mettiamo il nostro composto. È una cosa che poi quando entrerà nel forno darà un profumo e un sapore incredibili. Ma anche quando entrerà nella pancia. Lo può fare anche chi lo può, diciamo, cucinare il giorno prima o a pranzo e riscaldarlo per la sera. Buono a caldo, Però io lo farei un po' caldo. Pure io. Lo mettiamo un pochettino a livello, giusto così, per coprire il tutto. Dopodiché, velocemente, ci mettiamo alla provola. Aggiungiamo soltanto la nostra... Ma guarda quanto è brava, guarda. Scamorza. Se ne avanza. Non la facciamo avanzare, cioè io sono sicuro che la facciamo avanzare. Qui, dopodiché, un po' di pan grattato. Sì. Come il formaggio sopra. E dell'olio sopra. E abbiamo finito. In forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Non deve cucinare nulla in realtà, si deve soltanto sciogliere. Dopodiché la cena è servita. Mi raccomando, Gino, si mangia per fame, ma si cucina sempre solo per amore. Un abbraccio. Grazie, Daniela. Io voglio capire il sapore del cavolo in che senso? Come un'imprecazione o come il sapore proprio del cavolo? Meraviglioso cavolo! Noi siamo sempre con te. La radio ti accompagna ovunque. In vacanza, di corsa al lavoro, nei tuoi momenti di relax e di piacere. Lo sapevi? Se stai ascoltando la tua canzone o programma preferito, puoi continuare a seguirci online in digitale sull'app gratuita per smartphone e tablet. Restiamo connessi più che mai alla tua vita, perché per noi resti la canzone più importante da far suonare. Radiosa Music, ogni giorno, in radio, in TV, su app e su radioradiosa.it.